Ben trovati a Toscana Parlamento, il settimanale di informazione sull'attività del Consiglio regionale della Toscana, curato dalla redazione di Italia 7. Durante l'ultima seduta dell'aula di Palazzo del Pegaso, tenutasi in settimana, al vaglio dei consiglieri il bilancio dell'Agenzia di protezione ambientale regionale, che passa sotto l'acronimo di ARPAT. Sì a maggioranza al bilancio di esercizio 2020 dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale, l'Arpat con 21 voti favorevoli, 12 contrari, 2 astenuti. È stato respinto l'ordine del giorno presentato da Alessandro Capecchi di Fratelli d'Italia. Il bilancio di ARPAT denuncia una situazione di sofferenza dal punto di vista delle risorse. Paradossale, perché l'azienda ha chiuso un bilancio di oltre 6 milioni di utile, di cui l'80% però viene riassorbito dalla regione, in virtù della vittoria che l'Agenzia ha fatto nei confronti di alcuni comuni dal punto di vista dell'applicazione dell'IMU. Detto questo, eh, noi abbiamo chiesto un potenziamento degli organici e quindi delle risorse a disposizione dell'Agenzia per svolgere appieno il proprio compito perché esaminando l'annuario dei dati ambientali 2020 abbiamo visto che tanti controlli sono stati effettuati in maniera minore rispetto a quanto programmato. C'è poi la vicenda del CEU, abbiamo presentato un ordine del giorno specifico in cui si chiedeva alla Regione di stanziare maggiori risorse per sostenere una campagna di monitoraggio su eventuali altre eh, possibili opere inquinate dalla presenza del Cheu e conseguenti bonifiche, il PD ha ritenuto di non votarlo. Approvata la proposta di risoluzione di Irene Galletti del Movimento 5 Stelle. Purtroppo dobbiamo dire che eh, ci siamo dovuti astenere perché nonostante il grandissimo lavoro che è stato profuso dal personale ARPAT e eh, la mancanza appunto di risorse che si avevano non le ha messe in condizione di poter, avere, di poter portare a termine persino gran parte della programmazione eh, che era stata prevista, ad esempio per i controlli sull'amianto eh, e altri controlli che addirittura sono decresciuti delle volte fino al 33%, e quindi questo fa capire che investire in ARPAT è fondamentale e che la Regione deve finalmente attivarsi sotto questo profilo. Istituita con legge regionale del 1995, ARPAT è attiva dal 1996 ed è stata riformata con la legge regionale del 2009, successivamente modificata nel 2019, con l'agenzia che diventa un ente vigilato impegnato a far fronte non solo alle normali attività di monitoraggio ed a tutta una serie di attività specifiche, ma anche a fare da strumento di supporto alla magistratura inquirente. Da qui l'urgenza di investire in strumentazione e implementazione del personale, visto che ARPAT non è riuscita a coprire il turnover e l'età media dei dipendenti di 55 anni. Il bilancio 2020, come illustrato in aula dalla Presidente della Commissione Territorio e Ambiente, Lucia De Robertis, è simile a quello degli anni precedenti, eccetto che per l'utile di esercizio pari a oltre 6 milioni di euro, dei quali, su proposta di ARPAT stessa, l'80% restituito alla Regione e il restante 20% quale riserva legale a copertura delle eventuali future perdite, una cifra che deriva dalla smobilitazione del fondo di riserva con i contenziosi risolti positivamente. C'è un problema di personale, ormai eh, da tanti anni la Regione Toscana sta affrontando questo nel rispetto però della, delle norme nazionali, del vincolo che comunque ci ha imposto dalle norme nazionali. Lavoreremo ancora insieme ad ARPAT per far sì che l'ambiente venga protetto soprattutto preventivamente, anche perché eh, se non è rispettato poi l'ambiente eh, ci, ci presenta il conto. In Toscana purtroppo troppe volte questo è successo. Abbiamo dato sostegno all'approvazione del bilancio di ARPAT, che è una delle agenzie regionali che ha una maggiore valenza, maggiore importanza rispetto ai temi ambientali, rispetto alle indagini preventive, rispetto ai controlli. Rispetto anche a tante questioni che ci vengono sollevate da cittadini, dalle istituzioni, il tema dei controlli e delle politiche ambientali è un tema di grande sensibilità e come tale il nostro sostegno a un'agenzia che nella propria indipendenza determina un soggetto di massima garanzia per tutti i cittadini toscani e questo è un bene che la Regione toscana deve tutelare, sostenere e finanziare. Il portavoce dell'opposizione Marco Landi della Lega ha ribadito il voto contrario al bilancio. Abbiamo espresso un voto contrario anche perché ARPAT in questo anno ha avuto un calo notevole dei controlli. Eh, sicuramente ci sono delle difficoltà anche dal punto di vista del personale che ARPAT purtroppo vede al suo interno sempre più invecchiare e non rigenerarsi e rinnovarsi soprattutto con delle professionalità eh, specifiche. Nel settore e in diversi settori come quello eh, delle verifiche e dei controlli che vengono fatti eh, in ambito marino costiero, eh, crediamo però che non è accettabile che un'agenzia come ARPAT oggi abbia un utile di oltre 6 milioni e non vengano svolte le verifiche e i controlli, che un'agenzia così importante per il nostro territorio, non dimentichiamo la Toscana dell'inchiesta CEU, non può permettersi. Immaginare la Toscana nel 2050 era l'obiettivo del concorso indetto dal Corecom denominato Toscana in Spot 2021, ritorno al futuro. Ecco i vincitori. E allora veniamo appunto al primo classificato. Che è eh, Toscana 2050, nostro futuro di Matteo Manganelli. Sono stati premiati nella sala del gonfalone di Palazzo del Pegaso i vincitori del concorso per videomaker Toscana in Spot 2021, Ritorno al futuro, indetto dal Core, come il Comitato regionale per le comunicazioni. A vincere il primo premio è stato Matteo Manganelli. Il video, dal titolo Toscana 2050, nostro futuro, secondo la giuria, si è distinto per la semplicità e la schiettezza del messaggio, sviluppato secondo i pensieri dei giovani e giovanissimi, a te al fare più che al dire. Un video che ha una capacità comunicativa altissima e diretta, capace di unire l'efficacia comunicativa, l'originalità del soggetto e la complessiva qualità estetica. La Toscana è ben rappresentata sia nel parlato della protagonista che nel testo e nelle immagini dello spot. E quindi... Cosa vorrebbe dire che adesso tocca a noi? E se non ci fosse più la neve sul pisanino? E se nel nostro mare ci fosse più plastica che pesce? E se non ci fosse un futuro per le spighe di grano? E se tutto questo potesse essere evitato? in realtà un po' per caso, io stavo facendo uno, un video per un teatro in cui veniva dato un saggio di giovani attori e mi colpì molto il primo monologo di questa ragazza che non è Giulia quando feci la richiesta ai genitori di questa ragazza mi dissero no no ma non siamo interessati e il papà di Giulia che è tipo quadricugina mia, Giulia è tipo triscugina se non sbaglio mia e il babbo mi ha detto guarda prendi, prendi lei per questa cosa e ho detto no, poi vennero, eh, io non ero molto convinto inizialmente, non vedevo il suo viso, gli ho fatto un vero e proprio provino ufficiale e sono stato convinto subito. Il secondo classificato è Giovanni Polisano autore del video Secondo te, al terzo posto si è piazzato Andrea Palumbo con Aria. Menzione speciale per Guido Fontanella, 14 anni, autore dello spot La Toscana del futuro già nel presente, che il presidente dell'Assemblea Legislativa Antonio Mazzeo ha voluto premiare con un riconoscimento speciale, il Pegaso d'argento. Ringrazio Corecom perché davvero è andato nella direzione che come Consiglio regionale volevamo, quello di provare a iniziare a raccontare la Toscana del 2050. È il primo passo, davvero dei video molto belli che segnano i temi da trattare, la sostenibilità, l'intelligenza artificiale. La Toscana del domani ha anche tante domande, come la domanda della Bimba, che è l'attrice la principale del video vincitore, che ci mette tanti se, tante domande, e da quelle domande partiremo nel nostro lavoro nel 2022. Perché il nostro obiettivo è quello di lasciare una Toscana nel 2050 ancora più accogliente, più aperta, una Toscana che guardi con speranza al futuro, alle nuove tecnologie e alla necessità di saper tenere insieme la nostra. Storia, i nostri diritti e la nostra identità con la capacità di anticipare il progresso. Un prodotto molto bello, lo abbiamo affidato ad una giuria che era per noi presieduta dalla vicepresidente del Corecom Chetica Fissi e dalla sapiente attenzione e gestione di Alberto Severi. A loro principalmente, ma anche ad altri tecnici della Regione hanno seguito i lavori giudicati e oggi con grande soddisfazione siamo a premiare con un importante e significativo premio di 10.000 euro per i tre classificati. Non un film storico, bensì una rappresentazione divertente di un capitolo glorioso della storia della nostra regione, in particolare su una figura, quella di Leonardo da Vinci. È l'obiettivo del film, quel genio del mio amico, presentato in Consiglio regionale. Mentre dipingevo mi sono passate davanti tutte le persone a me care, da Zoroastro, il Salai. e... Soprattutto voi. Ho un lavoro importante da commissionarvi. Un quadro per Ludovico il Moro. È di cruciale importanza per me e per Firenze tutta. La più bella del Paese, eh? Beh, in effetti. Un quadro per un'alleanza. Voglio che qualcuno sorvegli giorno e notte da Vinci. E voglio starmi a sentire, soprattutto, che quel quadro non veda mai la luce. Un film corale, una commedia di fantasia, che rende omaggio ad uno dei personaggi toscani più conosciuti al mondo. Quel Genio del mio amico è la pellicola con la quale Alessandro Sarti ha voluto omaggiare Leonardo da Vinci nel 500° anniversario della morte. E Leonardo da Vinci in un'età, fra virgolette, adulta, mentre arriva dagli Sforza a Milano, e succedono una serie di peripezie quando Lorenzo il Magnifico gli dice che deve andare eh, a Milano a portare un omaggio allo Sforza e soprattutto raccontare una certa storia. E il cammino di questo viaggio è molto articolato perché il cocchiere, fra virgolette, interpreta le mappe non precisamente bene e quindi poi alla fine... Tutto diventa in un gioco divertente, non è un film comico, è un film divertente per tutti, eh, speriamo vi piaccia. Le prime scene del film sono state girate nel comune di Vinci, nella casa natale di Leonardo, poi i palazzi storici di Firenze, il castello di Nipozzano a Pelago, Villa Casagrande a Filline Valdarno, Castelli, Abbazia, Scarperia nel Mugello e ancora Rufina e Pontassieve. 400 tra attori e comparse sono stati coinvolti nelle riprese, il protagonista è lui, Sergio Forconi. Nimmi piccolo, ho fatto un po' di storia, dici ma che ti ha fatto? Ho fatto Leonardo da Vinci. E quindi una grande soddisfazione. Ora io spero che il lavoro sia venuto bene, ma ho detto di sì, perché io non è che di solito non li vedo mai i film prima, prima di che escano. Eh. L'anteprima del film è in programma mercoledì 15 dicembre alle 20.30 al Cinema Principe di Firenze e poi martedì 21 dicembre alle 21.30 al Cinema Accademia di Pontassieve. Ci sta anche un racconto un po' di quello che siamo, del genio toscano, eh, della simpatia dei, dei toscani e quindi è un modo è un segnale bello per, eh, di ripartenza. È, è nato nel 2019, l'anno, il 500 anniversario di Leonardo, di Leonardo da Vinci e oggi eh, lo finalmente riusciremo a offrire al pubblico della Toscana. Non vedo l'ora ci sia la prima, non vedo l'ora che tante cittadine e tanti cittadini possano vedere questo splendido film. Ed è tutto anche per questa edizione di Toscana Parlamento. L'informazione dal Consiglio regionale della Toscana torna la prossima settimana.